questa musica. Straordinario, proprio, guarda, adatta veramente alla nostra rubrica. E poi è rilassante, proprio ti ci immergi nel mare come quando le piante. Come quando entri nella natura, ti immergi nella natura. Sì, quando puoi fare una passeggiata nel bosco, tra la foresta. Esatto. Ecco. E senti questa musica bellissima. Allora è arrivato il momento, ciao Alessandro, ciao, Alessandro tutti. Magagnini, il momento della rubrica Il Magico Mondo delle Piante. Ma oggi c'è una graditissima sorpresa, direi, perché abbiamo al telefono lo chef Alessandro Rapisarda, che è, adesso io provo a così presentarlo, è lo chef marchigiano che a San Pellegrino per il concorso Young Chef 2016 ha vinto il premio speciale per la migliore reinterpretazione in modo contemporaneo di un piatto della tradizione, e che è il risotto alla marinara. Però adesso, siccome è al telefono con noi, ce lo facciamo confermare. Pronto? Pronto? Alessandro, ho detto bene? Ciao Alessandro. Ho due Alessandri oggi, tra l'altro. Sì, speriamo di non confonderci. No, no. No. Allora, intanto grazie per essere stato disponibile a questo nostro colloquio, questo piccolo angolo con Alessandro, che è veramente un vulcano di idee e contagia molto con il suo entusiasmo. Senti, a te invece ti ha contagiato per un altro, per un altro evento? Ti ha coinvolto in un qualcosa di particolare? Sì, infatti. Ce ne puoi parlare, perché è successo appunto durante la presentazione del libro di settimana scorsa. Sì. Quindi... sì, è stato per noi, cioè io con Alessandro ci siamo incontrati diciamo verso primavera 2016, quindi qualche mese fa, e abbiamo iniziato a collaborare dal punto di vista dei fiori e delle erbe aromatiche utilizzate in cucina, utilizzate nei piatti. Poi è arrivato il momento della sua presentazione del libro, mi ha coinvolto in uno show cooking dove ho portato dei piatti dove erano protagonisti sia gli elementi, diciamo, vegetali di questa stagione, e sia le erbe e i fiori che possiamo trovare proprio adesso in questi mesi. E quali erbe erano, se è possibile, che con abbinamenti di piatti un po' particolari? Mm-hmm. Dici un po' cosa hai utilizzato? Abbiamo abbinato per esempio i fiori di borragine, i fiori di rosmarino, o per esempio anche i fiori di senape bianca ad una zuppa di legumi. Oppure con una passata di cachi abbiamo abbinato una salsa di caffè e delle violette e dei fiori di salvia all'ananas, molto aromatici. Ma è molto romantico tutto questo, no? È bellissimo. Sì, molto colorato e molto passionale, direi. Senti, ma io ricordo che l'altra volta Alessandro mi parlava di te e della torta, di una torta dove hai usato una tecnica che è molto artistica, è quella del dripping, giusto? Sì, infatti, proprio dell'ultimo piatto che ho portato a questo show cooking, il dessert, praticamente ho utilizzato nell'impiattamento una tecnica di pittura che è proprio il dripping. Pollock, che è Jackson Pollock, uno dei protagonisti di questa arte, l'ha inventata lui. Ci ha insegnato come sgocciolare le pitture, in questo caso delle salse, per farne un'opera, per farne un'opera d'arte. E io ho iniziato prendendo i colori autunnali, i colori invernali di questo periodo, quindi l'arancione del caco, piuttosto che ho fatto una salsa alla vaniglia gialla, una crema inglese alla vaniglia. Ah, quindi non erano dei coloranti, erano proprio salse naturali? No, salse proprio vive, colori molto lucidi che davano veramente un effetto di dripping molto interessante. Senti, io ho letto così su internet che il tuo mentore è Davide Ontani. Giusto? Sì. Sì. Lui è famoso anche per il concept pop. Ma alla luce della tua torta decorata al dripping, il tuo concept qual è? È l'action painting o l'espressionismo astratto? Beh, diciamo che io cerco sempre di cambiare, di variare, perché diciamo la fantasia in cucina è sempre tanta. Però no, mi sento un cuoco abbastanza fusion, però sono molto legato al territorio. Infatti la maggior parte dei miei piatti, la maggior parte degli ingredienti prende spunto dalla mia territorialità, dal mio paese, dalle Marche. Dove sei nato? Quindi, tu, Alessandro? Io sono nato ad Ancona, però vivo attualmente a Castelfidardo. E lavori a Recanati? E lavoro a Recanati. Da quanto tempo lavori qua?
Allora, io adesso sono 7 mesi che sono rientrato qua al Gallery, però ci ho già lavorato circa 4 anni fa per circa un anno e mezzo, quindi è la seconda volta, ecco, che sono di nuovo recanati. Senti, ti posso fare una domanda di cucina? Adesso non c'entra niente con le piante, Alessandro, scusami, ma cosa ne pensi della cucina molecolare? La cucina molecolare, allora... Va ancora di moda, io mi ricordo a Adrià. Sì, Ferran Adrià è, diciamo, uno dei maestri della cucina molecolare, è colui che, diciamo, l'ha ideata, l'ha messa proprio in pratica. Io sono del parere che si può fare tutto in cucina. L'importante è che il gusto della materia, il gusto degli ingredienti non venga mai inalterato. Quindi, perché no, la cucina molecolare, ma fatta con giudizio, fatta con estrema umiltà e contatto. Tu la usi? La pratichi questa cucina? No, io in questo momento non la sto praticando perché io i miei clienti mi richiedono una cucina legata più al territorio, ma sono capace di farla e cerco di tenerla magari per occasioni importanti, per occasioni particolari dove c'è una clientela che può soddisfare, ecco, questa necessità. Sì, che è molto legata anche all'estetica visiva, credo. Sì, è vero? Sì, sì. Sì, sì. Oltre al gusto. Senti, invece adesso volevo capire bene il tuo risotto alla marinara, no? Tradizionale, però presentato in modo contemporaneo. Ma come hai fatto ad abbinare l'uno e l'altro? Qual è l'ingrediente, diciamo, particolare, il segreto, se ce lo puoi dire, ovviamente, Sì, o se c'è un'erba magari presa dall'orto di Alessandro che ti ha ispirato? Allora, per quanto riguarda le erbe che ho utilizzato in questo piatto, posso citare il finocchietto marino, che Alessandro in questo momento sta cercando di riprendere dal Monte Conero, dai Sibillini, piuttosto che il dragoncello, è un'erba molto interessante, diciamo di origine francese, ma ha un gusto molto profondo, molto lungo. Poi per i fiori era il periodo, in quel di giugno, dove la borragine era bella fiorita. Allora abbiamo messo quella perché, avendo un colore di una tonalità azzurrina, poteva starci bene nel mio piatto, che non so se hai visto delle immagini. Io ho visto delle immagini, sì, credo che siano quelle, infatti ho visto dei fiori, ho visto un mare, sembrava. Anche lì una pittura, un dipinto di colori. Perché, sembrava un mare, infatti, un qualcosa di liquido. Il riso è alla base, quindi il riso c'è, però non si vede. Non si vede, esatto, allora è quella che non riuscivo a capire, dico, caspita, però, non si vede il riso, cos'è il risotto? No, il risotto c'è, il risotto, come no, è protagonista, però è protagonista anche il mio mare, perché sono andato a prendere gli ingredienti del mare Adriatico, i pesci del mare Adriatico più comuni, quindi il moscolo selvatico di Porto Novo, o per esempio le cannocchie di Porto Recanati, o addirittura le vongole che riescono a darci a Sinigaglia, che le pescano quotidianamente, e invece di metterli come proprio, cioè, i pesci così a vederli, li ho frullati alcuni, li ho passati al setaccio altri e li ho resi in crema, li ho lasciati così, nudi e crudi, e l'ho intiepiditi appena, quindi è molto intenso il sapore ed è importante che il pesce sia fresco per realizzare questo piatto. Infatti, immagino che sia proprio la base principale, no? La materia, no? Questa materia che poi credo che, appunto, tu ti rivolga piuttosto alle cose biologiche, credo. Adesso non lo so. Che scuola hai fatto tu, Alessandro? Io ho fatto l'alberghiero a Loreto. Sì. Sono arrivato fino in fondo con degli ottimi risultati e poi, diciamo, il mio maestro più grande, che mi ha fatto fare le ossa all'età di 19 anni, è stato Mauro Uliassi, un ristorante grandioso, lo conosco. Uliassi a Senigallia? Sì, sì, Senigallia, son partito per circa 3 anni. È uno dei migliori. E lì ho appreso molte tecniche, ho preso il rispetto del pesce, ho preso il bilanciamento sull'acidità. E mentre invece una delle ultime esperienze, vorrei citarla perché secondo me è uno in questo momento degli chef più importanti in Italia, lo chef Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo ad Alba, su in Piemonte, dove ho fatto un tirocinio di 6 mesi e proprio lì ho iniziato la cultura
del vegetale, delle erbe aromatiche, dei fiori. Che adesso con Alessandro Magagnini potrai ampliare, perché diciamo bene, che ha una serra veramente fornita, no, di queste, di queste erbe. Alessandro, vuoi chiedere qualcosa al nostro amico, se avete magari in progetto qualche altro show cooking da presentare? Ah sì, noi ormai è partito in quarta di show cooking, ce ne abbiamo la quinta là, abbiamo vorrena. Ma io con Alessandro ci sentiamo spesso al telefono, e lui sa, cioè, viaggiamo sulla stessa linea, diciamo, dritta, quindi andremo avanti secondo me molto bene, perché io sono appassionato di erbe, di fiori, lui ama la buona cucina, ama lo star bene a tavola, quindi le due cose si legano secondo me molto bene. E quindi ecco, ci sarà un futuro show cook e una futura collaborazione. No, penso proprio di sì. Senti, cosa stavi facendo adesso? Stavi cucinando? Stavi preparando? Oggi è il mio giorno libero. Ah, fantastico, allora lunedì prossimo ti richiamiamo. Va bene. Possiamo richiamarti per coinvolgerti magari, ecco, magari più brevemente, ecco, perché oggi me ne sono approfittato un pochino, visto che è la prima volta che ci rapportiamo noi due, anche se per telefono, però insomma, giusto per conoscerci. Sì, sei disponibile. Problema, sono sempre disponibile. Lunedì Alessandro sta qua, quindi magari qualche domanda te la rifaccio, va bene? Come no, senz'altro. Senti, allora io ti ringrazio moltissimo e buon lavoro, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie a voi, okay. Grazie a voi. grazie mille Ale. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, fantastico. Fenomenale, Ale, stupendissimo. Sì, è uno dei cuochi migliori, li abbiamo qua a Recanati, ha portato le Marche a San Pellegrino, ha fatto un'ottima figura veramente con questo piatto davvero insolito come presentazione, unico. Perché ripeto, io il risotto non lo vedevo, infatti ho detto ma ho sbagliato immagine, pure era quello, e adesso mi ha confermato così. Allora, veniamo a noi, di che cosa parliamo oggi? Oggi introduciamo proprio l'argomento dei fiori eduli, tutti quindi i fiori commestibili che possiamo utilizzare, di tutte anche le piante aromatiche. Come ha detto lui, la borragine, il rosmarino. Sì, rosmarino, ma la salvia, l'ananas, la stevia anche. L'ananas. La salvia ananas, che è l'eleganza, che fa fiorellini lunghi e rossi, che è molto anche decorativa, infatti l'ha utilizzata per l'ultimo piatto, l'ultimo dolce, sì? Che è... favolosa, ma poi anche questo per i dolci, ma poi anche tipo le violette, come abbiamo detto, anche le primule, le stesse orchidee che abbiamo parlato l'altra volta, si possono mangiare un'infinità di fiori. Sì, insomma, basta avere fantasia. Basta avere fantasia. Proprio con sapori e gusti totalmente diversi. Poi anche alcune volte dell'insolito, perché tipo i fiori di rucola si abbinano molto bene anche ai dolci. Anche la rucola? Sì, fiori, che la rucola, è il fiore. Rimane, sì, perché il fiore rimane molto più meno intenso e più delicato e più dolciastro come sapore, perché è ricco di nettare. Infatti quando lo mangiamo, dico sempre anche nelle violette, di mangiare tutto quanto fino alla parte dove dell'ovario, che poi è quella più saporita, sì, è quella più intensa, sì. Come sapore, sì, ti lascia poi quel retro gusto. Infatti dico sempre chiudete gli occhi quando mangiate i fiori, perché vi riporta proprio al passato, quando da piccoli mangiavamo le pratoline, le margherite dei prati, carino, la camomilla, io mi ricordo la camomilla. Sì, il fiore di camomilla, sì, anche è molto un po' più forte, però tutti pensiamo alla camomilla come delicata, anche nella disana, poi quando mangiamo abbiamo questo contrasto un po' ecco, che si abbina molto con la vodka, anche con la vodka, Ale, un cicchettino adesso se uno va al bar e dice io voglio la vodka ghiacciata con il fiore di camomilla, please. Perché sinceramente stiamo rilanciando un mondo fantastico, fino adesso è stato un po' occultato, uno c'è sempre paura di mangiare i fiori. Pensa anche il barman che prepara i cocktail, lo prepara magari e lo serve con un fiore, è fantastico. I fiori d'arancio buonissimi, poi il mandarino, tutti i fiori d'agrumi si mangiano, le zucchine anche sono quelli buonissime. Sì. Quante cose mi sono persa nella vita, Alessandro. I fiori di sambuco famosissimi, poi quelli mi sa che li ho mangiati. Sai cosa ho mangiato? Esatto, ho mangiato, li ho presi a casa mia, li ho lavati bene. Ma anche la cacia. Ah, la cacia selvatica è dolcissima anche lei. La cacia, perché buonissima. Ce l'ho lì a casa. Io faccio certe scroppacciate. E allora mi ricordo che non so chi me l'ha detto, ma ho detto guarda che sono buoni da mangiare. Sì. E mi ricordo che mio marito mi disse no, cosa fai? No, i no,
ma lì sai le polveri sottili, ma le ho lavate benissimo, ho fatto una pastella, le ho fritte e devo dire che erano ottime. Adesso sono talmente cresciute queste acacie che io non ci arrivo più, non ci arrivo più, adesso ci pensano. Il miele d'acacia è famosissimo, fatto proprio con buonissimo, tra l'altro. Ma anche i fiori di garofanini si mangiano, l'ho detto sempre. Ah sì, 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 sì. Dolcissimi. Poi fa molto bene per la gengivite, perché lo fiore è la massima espressione anche della pianta, quindi si concentra proprio tutto là. La pianta vuole riprodursi, quindi dal tutto e per tutto per il fiore. Ah, quindi possiamo anche usarla per un generale, però per curarci magari di qualche problema che abbiamo con le gengive. A seconda di dove la raccogliamo, quindi a seconda del terreno, della montagna magari in cui cresce, ha assorbito sostanze presenti nel terreno diverse, quindi proprio ha sapori molto più intensi o meno intensi. Quindi per esempio la rucola selvatica pugliese, che utilizzo moltissimo, è totalmente diversa dalla nostra, molto più forte e più intensa. È più intensa, la Puglia. Permane proprio terreno. Molto in bocca, Come fiori. Noi le Marche siamo più delicati, più eleganti. Noi marchigiani. Guardate la borragine che spinge parecchio, qua. Che la borragine, anche la borragine, vedi, la andavo a trovare con mia zia anni fa, adesso non cresce più, non so se hanno, io spero che non abbiano dato diserbanti, però ce n'erano tantissimi. Di cespugli, adesso ne vedo molti molti di meno. Ok, speriamo insomma di ritrovarla. Anche i fiori di rosa anche. Ah, la rosa, la rosa, quella posso arrivarci. Abbiamo fatto per il matrimonio proprio un risotto al melone con petali di rosa. Ma è che chic. È stato stupendo. Che buono, chic. Buono, perché la rosa si accompagna benissimo. Senti, parlaci un po' del tuo libro, l'hai presentato a Roma? Sì, no, a Roma domani. Ah, domani, Roma, orca. Alla libreria ASE. Io corro. E poi adesso, a parte è uscito l'articolo su Donna Moderna, sulle torte, sulle fiori eduli. Fantastico. Che poi fino a domani ci saranno i nini, brigiamo. E più invece il libro di domani sera alle 8:30 alla libreria ASEC di Roma con Giuseppe Brozzatti, che è un altro grande appassionato del verde che condurrà tutta quanta la serata, e quindi lì saremo proprio bombardati, che è in pieno centro dietro al Pantheon, sì, è in centro, zona centrale proprio. Verrà anche Simone Giaconi a Roma, certo. Sì, sì, siamo un'equipe proprio completa giù, porteremo i cappelli e le torte anche. Quanti modelli c'hai di cappelli? Adesso siamo arrivati. Ti senti quanti modelli c'hai? Che modo di dire? Un po' di cappelli nuovi, tipo 8-9. 8-9 cappelli. Intercambiabili, ci sono un sacco di sorprese per i cappelli adesso. Ah, però. Senti, uomo, donna oppure? Bambino, donna e uomo, tutto. Tutto. Tutti, fantastico. Farai un catalogo? Sì, stiamo facendo un catalogo. Ecco, vedi. Ho fatto sabato le foto con Cristina. Vedi. I modelli, ciao, incastrati tutti. Questo catalogo che è anche online. Perché poi è già, ci sono delle sorprese, non possiamo svelare niente, ma saremo presenti sicuramente la settimana della moda a Milano. Quindi, sì, questo ce l'avevi anticipato. Sì. Quando è che c'è? Che non mi ricordo. A febbraio. Sì. A febbraio, sì. Quindi, insomma, grande lavoro c'hai da fare, Alessandro. Tra le serre, tra il negozio, per il negozio. Adesso stiamo preparando tutto per Natale. Per Natale. Sopra, perché esplosa una bomba. Il negozio, fate centrale, non mi spaventate. Tutto controllato. Vabbè, quando c'è disordine significa che c'è tanto lavoro da fare, e prima o poi si arriverà a una sintesi bellissima. I nostri amici Marimo, che abbiamo parlato nella prima puntata, stanno i Marimo, ragazzi, guarda, dal negozio si riproducono, fanno tutte le pallettine vicine, che carini, poi che si muovono. Carini. Quello veramente sembra un essere, sì, ma quello non si mangia però, no, un essere vivente, sì. Autonomo, cioè completamente autonomo, poverino, isolato in quest'acqua con gli altri esserini, tutti sferici, che sembrano dei fumetti, sembrano dei batuffoli, eccezionale. La signora ce l'ha chiesto poi dentro una ampollina allungata con una cornice, qua dentro metterà la foto della nonna con la che bella idea, però che bella idea, complimenti, la signora ha avuto una bella idea da sfruttare volendo per Natale per i nostri. E poi anche il tutorial sul rosmarino sta andando benissimo, No, diciamo allora una cosa per volta. Dunque, ha iniziato anche i tutorial su YouTube, giusto? Sì, che sta avendo successo. 500 visualizzazioni, adesso entro da una settimana sta parte. Questo è importante, perché è importante perché devi farlo. Questo sarà il tuo. Sarà il tuo. Non lo faccio, ma detto alla Rai, ragazzi, cioè la Rai sul collo, il fiato sul collo, che lo stanno. Grande, lo stanno detto, basta,
ho detto sei tonto, ho detto fallo e basta. Sì, tutorial. Domani li rivedremo tutti, infatti tutti contenti. Vai giù domani a Roma. Che poi invece mercoledì vengono solo loro perché dobbiamo registrare una puntata di Marco Polo su qua in azienda. Qua in azienda. Sì. Quindi quando andrà in onda? Non si sa. Non si sa. Quindi Marco. Poi dopo in settimana, penso settimana prossima. Ah, settimana prossima potremo vedere appunto la puntata. Insieme a Malleus e Rigo che è stato con noi. Le manuense? Sì, prima andranno da Rigo, poi da noi in serra. Ah, ecco, quindi cercano un po' di captare quello che è la particolarità del territorio. Senti, per Natale allora non ci può anticipare niente. Niente. La settimana prossima faremo questo sarà il mese del Natale, quindi la settimana prossima insieme ad Alessandro presenteremo un altro articolo con un particolare con tutto quanto il tema natalizio. Ah, ecco, quindi già lunedì noi ne potremmo parlare. Già sabato uscirà un nuovo tutorial dedicato al Natale con un fai da te particolare come però. Senti, ma il tutorial come l'hai chiamato? Come il libro? Il fiore all'occhiello? No, il fiore ideale. Ah, il fiore ideale. Fantastico. Senti, allora io direi di mettere una canzone e poi dopo ritorniamo per i saluti finali. Sì. Di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Nessuna conseguenza, Fiorella Mannoia. A proposito di conseguenze, non avete conseguenze negative, siamo già dei fiori. Siamo proprio. Di dirlo, che sennò. Siamo tranquilli. Sì, anche perché proprio col fiore uno è difficile che ci si avvelena, ma anche sono talmente delicati i sapori. Li potete utilizzare proprio dappertutto perché non coprono il sapore degli alimenti, perché sono proprio più tenui. Anche il timo, per esempio. Fantastico. L'oxalis, la cetosella è buonissimo. Le mente sui dolci sono favolose, sulle crostate anche, che danno questo tocco di colore in più questa delicatezza, freschezza proprio. Peccato che fioriscono, dipende però, perché il fiore, ecco, questa particolarità che tanti fiori hanno bisogno dello shock termico, quindi capita che magari durante tutta l'estate è stato caldo, il fiore non ha fiorito, poi scappa fuori una botta di freddo, una pioggia che fa ripartire la fioritura, quindi d'inverno capita che vediamo per esempio i fiori di senape che casualmente abbiamo trovato l'altra volta, che ha trovato il nostro Alessandro, una borraggia ancora fiorita. Ah, fantastico. Alessandro, noi ci vediamo lunedì prossimo e ci risentiamo ancora con l'altro Alessandro, che ormai l'abbiamo coinvolto, lui si è reso disponibile. È fatta ormai. E io ti ringrazio per essere stato qui e per portare sempre la bellezza dei fiori all'interno di Radio R. Grazie Alessandro. Grazie, ciao. Ciao.